Peccato, peccato veramente, perché pareggio lo meritavamo, e ci è mancato solo un po' di fortuna. Quindi ci è mancato un po' di Salvo. Certo, perché ormai mio cugino Salvo e culo sono sinonimi. Bello mio, ti ricordo che con Liverpool lui c'era e abbiamo perso, oltre ad aver fatto brutta figura con quegli altri ragazzi melanisti, a cui avevamo detto che con il nostro portafortuna Salvo la vittoria era assicurata. E infatti lui il gol ce l'aveva fatto fare con il Liverpool. La colpa è tua che ti sei messo a fare di testa tua e stasera per di più non hai voluto chiamare tuo cugino che poteva farci pareggiare se non vincere addirittura. Ancora, con Salvo qui presente, abbiamo preso 3 pene dal Liverpool, 3. Basta, dai ancora con questa storia, che se vinciamo è merito suo, se perdiamo è colpa mia. Perché immagino ovviamente che pure stasera è colpa mia, no? Se non abbiamo pareggiato, giusto? Certo, pensa a cosa stavi facendo durante le due occasioni clamorose di Morata, la ribattuta sul rinvio del portiere e il colpo di testa uscito di 2 centimetri. No, non me lo ricordo, dimmelo tu. Allora, nel primo caso ti stavi soffiando il naso. E cosa devo fare che sono un po' influenzato? Devo farmi colare il muco sulla maglietta? E non contento, nella seconda occasione hai dato una bella ravanata sempre al naso. Quindi la colpa è del mio naso, ho capito. Quindi Morata non prende la porta da 2 metri perché mi stavo scavando il naso. Mi sembra tutto logico. Ora capisci? No, questo lo capisco. Quello che invece proprio non capisco è che tu, invece di guardarti la partita, guardi a me. Questo non capisco. Ti guardo per non farti fare stupidaggini che portino sfiga, ma quando pare non ci sono riuscito, perché tu sei recidivo. La colpa è sempre mia, mai dell'allenatore, mai della società, mai dei calciatori. Che c'entrano i calciatori, scusa? Certo, perché in campo non ci vanno Leao, Loftus-Cheek, Chukwueze, Emerson Royal. Vabbè dai, non è stato così disastroso Emerson Royal. Credimi, io sono molto fisionomista ed Emerson Royal c'ha proprio la conformazione del viso da bidone, proprio c'ha il lineamento da bidone, tutto c'ha, l'acconciatura, lo stile della barba, il sorriso da bidone. E poi ti posso dire una cosa, questa inclusività forzata ci ha rotto le scatole. L'inclusività forzata? Eh sì, perché uno può avere tutto il diritto di sentirsi, di percepirsi come calciatore, ma non è che poi nei fatti lo deve fare per forza ed essere pure pagato dal Milan. Caso ancora penso che avevamo Kalulu e abbiamo preso lui, mi sento male. Vabbè, comunque cerchiamo di chiamarlo Salvo, almeno per la prossima partita col Bruce, che ti ricordo che siamo ancora a 0 punti in Champions. E c'è bisogno di Salvo per battere il Bruce in casa. Squadra da non sottovalutare. Per carità, però, dico, così, a naso mi sembra una partita... Il tuo naso porta sfiga, lo vuoi capire o no? Mi verrà il naso, ok? Me lo faccio rimuovere e ci vediamo la partita da sole, va bene? E una volta l'urina, una volta le calcole, sta scaramanzia, faremo a cuffie d'insieme. Certo, hai ragione tu, va bene.